ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi ci dedichiamo ad una nuova sezione, che è una sezione dedicata tutta al riciclo in cucina, cioè a come recuperare alcuni cibi che insomma abbiamo cucinato o che sono rimasti nel nostro frigorifero e che non possiamo più cucinare come pensavamo, oppure discarti di quello che normalmente cuciniamo. Insomma, è un po' una moda, è vero, questa del riciclo, però è una cosa che si è sempre fatta. E mano a mano che farò le ricette, vi renderete conto che non sono ricette odierne, ma parecchie sono ricette del passato, quindi ricette che si rifanno a quello che era un poco la civiltà, diciamo, contadina, che riciclava tutto perché insomma non c'era poi tanto da mangiare, e quindi troveremo tantissime ricette con questo cibo da riciclare. Io vi lascio a questa nuova sezione e spero che mi seguiate in molti. Riciclare in cucina. Ravioli di lasagna. Facciamo dei tortelli di lasagna. In pratica è un modo per poter sfruttare, se ci rimane, della lasagna. Questa è una lasagna molto fina che userò per trasformarla in dei tortelli, dei ravioli. Gli ingredienti sono semplicissimi e diciamo che a parte la preparazione e la trasformazione di questa lasagna, la ricetta è molto semplice, perché poi condiremo con della semplice salsetta al pomodoro. Gli ingredienti sono 150 g di ricotta vaccina molto fine, un cucchiaio di pecorino, 30 g di mortadella e 30 g di prosciutto crudo. Scegliete voi se la fate in una fetta unica o a fettine, la stessa cosa, e 30 g di fior di latte ben asciutto, acqua che ci servirà per spennellare la nostra lasagna, un bianco d'uovo e la lasagna. Vediamo quante ne escono, poi vi dirò quante lasagne servono. Sale e noce moscata. La salsa per i nostri ravioli è semplicissima. Dobbiamo prendere 250 g di pomodori. In questo caso io li ho fatti a pezzetti, prima li ho bolliti, li ho sbollentati, praticamente li ho messi l'acqua bollente e gli ho levato la pellicina, se no altrimenti 250 g di polpa di pomodoro in scatola. Quindi 250 g di polpa di pomodoro, un quarto di cipolla, saranno 20 g più o meno, sale, olio extravergine e parmigiano che poi gratteremo sopra i nostri ravioli. La prima cosa da fare è tagliare grossolanamente, chiaramente, il nostro prosciutto e la nostra mortadella. E poi metterla nel nostro frullatore insieme alla ricotta, alla mozzarella o fior di latte, comunque asciutti mi raccomando, e tutte le altre cose. Tagliamo anche grossolanamente la nostra mozzarella. Cominciamo ad aggiungere nel nostro frullatore il formaggio, la ricotta, tutto con la mortadella, adesso saliamo
non esagerate, perché comunque già il prosciutto e la mozzarella sono abbastanza saporiti, poi possiamo sempre aggiungerlo, e un poco di noce moscata. Allora io faccio così in modo che non mi, ecco, infatti, che non mi cada troppa, ecco qua, non troppa mi raccomando, qua l'eccesso. Adesso chiudiamo. Una volta che il frutto è ben amalgamato, leviamo dal nostro mix e lo rimettiamo nella nostra ciotolina per poi passare a riempire i nostri ravioli. E prima cosa prendiamo la nostra lasagna e ce la spennelliamo con l'acqua e la facciamo stare, diciamo, 5 minuti in modo che si ammorbidisca, così c'è più facile poi lavorarla. Quindi 5 minuti e poi incominciamo a fare i nostri. Se avete chiaramente spazio in abbondanza, voi ve le mettete tutte in fila, ve le massaggiate con l'acqua e le fate ammorbidire. Se invece sono quelle proprio fresche, morbide, perché queste sono semisecche, allora la cosa è più facile, perché diciamo che si bagnano e poi si lavorano subito. Queste qua sono un po' secche, e poi sono, vedete, delle sfoglie sottilissime. E poi incominciamo a fare i nostri ravioli fra un cibo. Ora che la nostra lasagnetta si è ammorbidita, dopo che l'abbiamo bagnata, ci abbiamo sempre la nostra farina, ricordatevi di tenere della farina e mettervela vicino, spolverizziamo e con delicatezza prendiamo la nostra sfoglia e ce la mettiamo sopra. Adesso possiamo usare la rondella e possiamo usare la forchetta, scegliamo noi. Prima cosa però, se siete la forchetta incollate, prendiamo il pennello che abbiamo usato per spennellare, bianco d'uovo, e ce lo passiamo in tutto il nostro foglio di lasagna. Può capitare, a me per esempio questa me l'hanno regalata, io ho fatto la lasagna, potevo mai rifare la lasagna, visto che questa non si può conservare per molto tempo, ho pensato adesso la trasformo e così. Ecco qui l'idea. Può capitare anche che non piace la lasagna, come me, se ha avuto un regalo, che si fa? Si butta? No, non si butta niente, perché sapete che il cibo non si butta, si regala al limite, ma non si butta mai, si trasforma ma non si butta mai. Allora vedete, io sto riempendo, ottima di sale, va bene, e con delicatezza ripiego, non fa niente che questo sia rotto, tanto la grandezza è quella là che ci interessa. Facciamo uscire l'aria come in qualsiasi pasta, l'ovvio che, insomma, il ripieno è per i ravioli, per i tortelli, lo potete fare anche voi la sfoglia, insomma, non è detto che dobbiate usare per forza un biciclo. 100 g di farina, un uovo, un po' d'olio, è fatta, insomma, sale, e poi la fate, non è niente di incredibile. Adesso io mi rifilo con la rondella, almeno per tagliarli, poi dopo me li spolverizzo un poco, me li tiro fuori e per sicurezza nei laterali, dove per esempio non è passata la rondella, me li chiudo con la forchetta. Ecco qui, senza, mi raccomando, bucarli. Mettiamo un po' di farina qua, mettiamo qua,
facciamo quest'altro? Sono semplice, vi assicuro che il risultato è veramente, veramente carino. Poi ci faremo una pasta molto semplice. Si può fare anche con un ragù bolognese. Però io li preferisco con una pasta semplice, il pomodoro fresco, diciamo. Mentre li riponete, voi schiacciate sempre i laterali, in modo che, ecco qua, torno e poi li riponete. Questa poi la pasta si asciugherà, per cui ritornerà un poco più salda, insomma. Comunque già è bella calda. Schiacciamo bene. Ecco qui. Vedete? Adesso con tre sfoglie di lasagnetta di misura 20x15 sono usciti 25 ravioli. Poi chiaramente se la grandezza varia anche la quantità. Diciamo per una grandezza di questo genere ne sono venuti 25. Quindi diciamo che se ci avete fame, due persone, sono altrimenti anche tre persone. Ho messo l'olio nel filame, ho messo la cipolla, adesso aggiungo un pochino di acqua, abbasso, e faccio a partire la mia cipolla. Ora che la cipolla si è appassita e l'acqua si è consumata, mettiamo i nostri pomodori col basilico che già avevo messo dentro. Alziamo un po' la fiamma, ci mettiamo un po' d'acqua, il sale, facciamo cuocere la nostra pasta. Abbassiamo un poco e ci mettiamo il coperchio e facciamo consumare un poco l'acqua che abbiamo messo, in modo che il pomodoro si cuocia. La salsa è cotta, ci ha messo praticamente una mezz'oretta. Io ogni tanto ho aggiunto un po' d'acqua fino a quando non si è ben cotto il pomodoro e anche il residuo di cipolla. Adesso chiudo e incominciamo a mettere l'acqua per i nostri ravioli. Ho messo la pentola con dell'acqua, vedete, deve essere una bella pentola capiente. Adesso portiamo a bollire, al momento in cui bolle buttiamo il sale e poi mettiamo i nostri ravioli. Per evitare che i nostri ravioli si rompano, io vedete li ho messi in questo ragno, in modo che li calo delicatamente, sennò buttandoli con lo shock si possono aprire. L'acqua bolle, ci calo i ravioli con molta delicatezza, ecco qui. E adesso li facciamo cuocere. La cottura penso un 6-7 minuti, anche di meno forse. Dopo 2-3 minuti li alziamo, sempre il nostro ragno, e li mettiamo nella salsa, dove finiranno di cuocere ovviamente. Facciamo una spolverata di formaggio, li giriamo delicatamente, li facciamo insaporire e adesso chiudiamo e serviamo. Ecco i nostri ravioli di lasagna pronti per essere serviti. Buon appetito a tutti!